Amici Teleischia, ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Iniziamo subito dai fatti di cronaca, perché momenti di tensione sono vissuti sul corso Umberto I di Forio nel momento in cui un vigile urbano ha fermato una persona in bicicletta, un ragazzo. La decisione sembra abbia fatto arrabbiare il genitore, che era nei pressi, che non ha gradito e ha replicato verbalmente con violenza. Dalle parole si è passato ai fatti e si è scatenata una rissa tra le persone che si trovavano nella zona sempre molto frequentata. Sul posto è intervenuta anche una volante della polizia, alla cui vista i più si sono dileguati. Certamente le immagini delle telecamere presenti potranno aiutare a trovare i responsabili di questo deprecabile episodio. Giovedì foriano, 7 km di tramonto, luci natalizie sfarzose a non finire, e poi anche stasera a Forio siamo senza corrente elettrica a causa dell'ennesimo blackout in un'isola dove tra eolico, solare, mareomotrice e mini impianti di geotermia potremmo essere autonomi anche nel creare energia elettrica. E invece siamo rimasti ancora nel Medioevo. Cari turisti, benvenuti a Forio nella settimana di Ferragosto. Il commento di Gennaro Savio, cittadino sempre particolarmente attivo e attento alle vicende amministrative del territorio, che così si esprime sulle interruzioni di energia elettrica di ieri nel comune del Torrione. Aumenta il flusso di turisti nelle nostre località e di conseguenza si è assistito a un significativo aumento delle attività economiche volte ad assicurare una sempre maggiore capacità ricettiva. È il caso delle attività di affittacamere, case per vacanze, bed and breakfast e residence. Infatti a Forio un soggetto completamente sconosciuto al fisco gestiva 4 mini appartamenti all'interno di un unico immobile, ognuno con ingresso indipendente, fornendo molteplici servizi accessori con caratteristiche tipiche della forma imprenditoriale, servizi di ristorazione, pulizia giornaliera, posto auto, eccetera. Pur del tutto illegale, il B&B veniva pubblicizzato a mezzo dei principali portali di prenotazione, Booking, Airbnb e Trivago, peraltro arricchito da numerose recensioni. Nei confronti del responsabile sono state contestate sanzioni amministrative e sono stati avviati controlli di natura fiscale per la quantificazione delle imposte evase. Nell'ultimo weekend prima di Ferragosto si è registrato un forte incremento delle attività balneari e diportiste. L'ufficio circondariale marittimo di Ponza ha ulteriormente intensificato l'attività di controllo a garanzia della sicurezza della navigazione. Elevate 9 sanzioni amministrative per un importo totale di oltre 6.500 euro. In particolare, nel corso di un controllo in mare è stata accertata l'abusiva attività di noleggio di unità da diporto senza autorizzazione. Al trasgressore è stata quindi comminata una sanzione da ben 3.500 euro. A Ventotene anche l'ufficio locale marittimo ha rafforzato l'attività di controllo con una particolare attenzione all'attività di vigilanza a tutela dell'area marina protetta, che ha portato all'elevazione di un verbale da 344 euro. Restiamo a Ponza, giornata particolarmente movimentata per prestare soccorso ad un bagnante che si era ferito ad un piede. È stato necessario un pronto soccorso via mare domenica scorsa con l'intervento della Guardia Costiera e di un equipaggio del 118. È accaduto alle piscine naturali, dove il bagnante è stato recuperato e trasportato d'urgenza al poliambulatorio di Ponza. Presto il vecchio mercato comunale di Ischia potrebbe tornare a vivere. L'antico progetto di recupero dello stabile è stato portato a termine anni fa e ora l'idea dell'amministrazione comunale è quella di riaprirlo presto al pubblico. Tuttavia l'ex assessore ischitano Luca Spignese condivide con noi diverse perplessità che riguardano quella struttura, a cominciare dalla formula con la quale sarà gestita il servizio. Si parla in questi giorni di una nuova vita Luca Spignese, che potrebbe trovare l'ex mercato comunale di Via Roma. È un futuro quello di quella struttura che la convince? Assolutamente bisogna riattivare quella zona, perché quella è la luce di quella zona. Questa ristrutturazione nasce per la volontà delle precedenti amministrazioni, tra cui io, della precedente amministrazione di cui io ne facevo parte. Il mercato comunale nasce sulla scorta dei vecchi ricordi di tutti noi ischitani, specialmente di quella zona. Le motivazioni per le quali questo mercato oggi, dopo essere stato finalmente realizzata la ristrutturazione più di 7-8 anni fa, è oggi aprile, nessuno lo sa.
Intanto quella zona sta morendo, intanto come tante altre delle zone del comune di Ischia stanno morendo. Quella è una zona a valenza turistica. Questo sindaco, questa amministrazione ha fatto finta di niente per 7 anni, 8 anni circa. Oggi, non si sa per quale meraviglia, si svegliano e diciamo lo riapriamo. Ben venga caro sindaco, ben venga amministrazione, ma sbrigatevi perché 8 anni di danni turistici, 8 anni di incuria di quel posto hanno creato tantissimi disagi. Affidarlo a un privato, non lo so, avrei gestito tutto col comune, come si è sempre fatto. Le posso chiedere, non è preoccupato del fatto che comunque si trovi quel mercato all'interno di una ZTL? Sappiamo quanto purtroppo sarà un'abitudine malsana, però la lontananza delle automobili rispetto al mercato non rischia di essere comunque un problema, un freno allo sviluppo di quella zona? Potrebbe esserlo, però se si riesce a caratterizzare il mercato in un certo standard che possa attirare una fetta di turisti per le quali passeggiano per via Roma e quindi creare delle attività molto turistiche, molto a valenza turistica, probabilmente questa situazione potrebbe sicuramente depotenziarsi. È ovvio che all'esterno sarebbe stata un'altra cosa, ma noi abbiamo quel sito dei vecchi ricordi, perché cancellarlo invece di riportare avanti le vecchie tradizioni cercando di modernizzare il più possibile? Questo è il concetto di tenere i valori e di portarli verso il futuro. Il consigliere comunale di minoranza di Forio, Vito Iacono, torna sulle gravi carenze della sanità isolana e in particolare sull'ospedale Rizzoli di Laccamino. Infatti nel mese di agosto emerge come il reparto di ortopedia non sia adeguatamente coperto da personale medico. Sanità sempre più malata, alla Rizzoli l'ortopedia è senza ortopedici e tutti stanno zitti, soprattutto i sindaci, i maggiori responsabili, spiega Iacono. Ritengo, aggiunge, che vada attivata un'unità di crisi per il Rizzoli e la sanità isolana e il prefetto debba intervenire e subito, altrimenti meglio sospendere gli arrivi. I sindaci ne hanno competenza e soprattutto responsabilità. Le alte temperature di questa torrida estate coinvolgono anche le acque del mare del Golfo di Napoli, dove il termometro è arrivato a superare anche i 30 gradi, poco meno nel tratto di mare tra Vivara e l'isola d'Ischia. Lo riferisce l'ARPAC, che sta monitorando il mare lungo la costa campana. Per i dettagli, il servizio. Il forte caldo che si sta abbattendo sulle nostre località in questo periodo estivo non risparmia ovviamente il mare che ci circonda. La temperatura dell'acqua è tenuta sotto stretto controllo dall'ARPAC, che ha già registrato tra fine luglio e inizi di agosto dei livelli di temperature molto alte, temperature da record addirittura superiori ai 30 gradi, il che ovviamente preoccupa per la tenuta dell'ecosistema marino nel Golfo di Napoli, dove sia la flora che la fauna sono interessate costantemente da queste temperature anomale. Soprattutto la prima decade di agosto quest'anno è stata caratterizzata da temperature del mare particolarmente elevate, addirittura con un'anomalia di 3 gradi in più rispetto alla norma. La serie di prelievi di acque costiere effettuati da ARPAC dal 6 all'8 agosto mostra temperature sopra i 30 gradi in molteplici località. Lo scorso 7 agosto, ad esempio, sono stati misurati 30 gradi a Napoli Trentarimi, 31 gradi a Marina Grande a Sorrento, 30 gradi e mezzo alla spiaggia del Mingardo a Camerota. Nel sito di misura, non influenzato dagli effetti antropici locali, nel quale è vietata ogni tipo di incursione umana, ubicato tra l'isolotto di Vivara e Procida, in corrispondenza della riserva statale di Vivara e dell'area marina protetta Regno di Nettuno, lo scorso 6 agosto sono stati misurati 29,6 gradi, il dato più alto della serie storica di questo sito. Il fenomeno risulta generalizzato sull'intero litorale regionale, dal confine con Lazio a quello con la Basilicata, con valori di temperatura delle acque costiere superiori a 29 gradi nella quasi totalità dei prelievi effettuati nelle 328 acque di balneazione in cui è suddivisa la costa campana. I dati elaborati dall'ARPA Campania sono congruenti con quanto rilevato a grande scala dai sistemi satellitari. Ad esempio, i dati Sentinel elaborati dal sistema Copernicus dell'Unione Europea mostrano al 10 agosto temperature superiori di oltre 29 gradi nel Golfo di Napoli. Dai dati dei satelliti statunitensi elaborati dalla National Oceanic and Atmospheric Administration e confrontati con i dati storici, si rileva un'anomalia di temperatura del mare di 3 gradi nella costa campana in questa prima decade di agosto.
Questa anomalia ha impatti sulla biocenosi marina con coralli, per le quali si prevede nei prossimi 15 giorni un livello di allerta elevato. Giuseppe Giaquinto, cittadino procidano sempre particolarmente attivo e attento alle vicende amministrative che riguardano il territorio della sua isola, esprime un commento molto critico sulla stagione turistica che vive il suo momento apicale. Ecco, di seguito il suo intervento. La situazione sanitaria ospedaliera su Procida rimane non sopportabile. I trasporti marittimi presentano inefficienze e disservizi, quelli terrestri non sono certo il top. Il turismo manca di politiche attive e di strategie per lo sviluppo futuro. L'interesse turistico per Procida conosce i primi ostacoli. Assenti eventi di richiamo e animazione territoriale. Il territorio presenta disordine e indisciplina dovunque. Le strade sono vittime di spericolati e di confusione generale. Molti vanno via delusi. Tanti si lamentano e denunciano inefficienze, eppure i nostri amministratori guardano le piume che volano. A Procida la merce arriverà dal cielo. È in corso una sperimentazione avviata da Poste Italiane per trasportare merci con un drone da Bagnoli all'isola. Per i dettagli il servizio. La merce arriva dal cielo. È stata lanciata infatti l'iniziativa sperimentale denominata Servizio Pilota Isole Minori, che ha il principale obiettivo di testare un sistema di trasporto merci con droni cargo in grado di far volare carichi fino a 40 kg. Il primo esperimento coprirà una distanza minima tra Bagnoli e l'isola di Procida. L'iniziativa fa parte del programma di ricerca e di innovazione del Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile MOST, al quale partecipano Poste Italiane e Leonardo, finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'iniziativa è inserita nello SPOC 1 coordinato dal Politecnico di Torino e prevede l'impiego di droni cargo forniti e pilotati da remoto che decollano da Bagnoli e atterrano con loro carico nell'isola di Procida. Sarà utilizzato il nuovo drone cargo FB3, il drone commerciale per carichi pesanti con capacità di carico utile fino a 100 kg. Tutte le operazioni sono gestite da una stazione di controllo oltre la linea di vista del pilota. Le aree di decollo e atterraggio sono dotate di sistemi che garantiscono la gestione sicura del trasporto delle merci, offrendo anche il ricovero temporaneo delle attrezzature e dei sistemi di controllo. Il progetto è supervisionato per gli aspetti regolamentari ed autorizzativi dall'ENAC ed è supportato dal commissario straordinario di governo dell'area Bagnoli Coroglio, da Invitalia, dalla Regione Campania, dal Comune di Procida e dal Distretto Aerospaziale della Campania. La sperimentazione è prevista fino alla fine di settembre con possibilità di estenderla nel tempo. In questa prima fase comprende il collaudo delle operazioni di volo e delle infrastrutture di comunicazione e anche il controllo per poi attivare il sistema effettivo del trasporto delle merci. Ormai Ferragosto è alle porte, i vari comuni dell'isola si stanno mobilitando per far vivere una giornata di divertimento in sicurezza ai cittadini e ai turisti. Il comune di Ischia, tramite un'ordinanza, ha dato nuove disposizioni per la musica durante il periodo di Ferragosto, fino al 19 agosto. Infatti l'attività musicale era consentita nel rispetto della tranquillità e della quiete di residenti e turisti fino a luna di notte. Però fino al 19 agosto l'intrattenimento musicale dal vivo, mediante l'uso di apparecchi meccanici ed elettronici, mediante anche l'uso di disc jockey, è consentito fino alle 2 di notte. Il comune di Forio, considerando il gran numero di persone che affollano le spiagge libere nella sera antecedente e successive al 15 agosto per campeggiare, bivaccare e accendere falò, creando inconvenienti igienico-sanitari e di ordine pubblico, è stato interdetto l'accesso, la sosta e qualsiasi forma di campeggio sui arenili liberi nei seguenti orari: dalle ore 21 del giorno 14 agosto alle 6.30 del 15 agosto, dalle 21 del giorno 15 agosto alle 6.30 del 16 agosto, e dalle 21 del 16 agosto alle 6.30 del 17 agosto. Siamo nella settimana di Ferragosto ed è tempo di primi bilanci per la stagione estiva 2024. Le nostre telecamere hanno incontrato l'assessore al turismo del Comune di Napoli, Teresa Armato, per chiederle un commento sui dati relativi al turismo in città. Ascoltiamola. Un'estate decisamente col segno positivo. Abbiamo avuto un luglio da 1 milione e passa di presenze turistiche
e qualcosa del genere sarà pure ad agosto, anche se per agosto sono ancora solo previsioni. Abbiamo uguagliato e in qualche misura anche superato il record veramente meraviglioso dell'anno scorso. Abbiamo tante persone che vengono qui, che sostano qui, albergano o nei nostri hotel o nelle nostre strutture extraalberghiere e poi da qui si muovono per fare le escursioni sulle isole o anche in penisola o anche sui campi Flegrei. Quindi effettivamente è un bilancio positivo, una città che riesce ad essere effettivamente una capitale di turismo ed essere anche all'altezza di una proposta e di un'offerta molto di qualità. Assessore, a proposito di escursioni in città, in provincia, isole comprese, questa settimana record di passeggeri a bordo delle navi da crociera a Napoli. Passeggeri che scenderanno nella nostra città, dalla nostra città partiranno appunto per tour sia cittadini e sia anche nella nostra provincia. Si tratta di un indotto di circa 7 milioni di euro, quello che potrebbero generare i crocieristi che in questa settimana scendono in città, Napoli e in provincia, anche questa è una buona notizia. Ma certo, noi lo stiamo dicendo dal momento in cui ci siamo insediati. Il turismo è un settore economico e produttivo per la nostra città. Non a caso il sindaco Manfredi ha messo il turismo insieme con le attività produttive proprio per la consapevolezza che è un settore economico, un settore che dà sviluppo, che dà occupazione, che dà benessere e perché no anche crescita civile, perché poi avere contatto con tante persone che arrivano da fuori Napoli, a volte da fuori Italia, da fuori Europa, è per i nostri cittadini e per tutti noi anche un momento di crescita e di sviluppo delle relazioni, insomma una Napoli che si modernizza anche. Assessore, noi siamo stati all'aeroporto di Capodichino, abbiamo intervistato turisti da tutto il mondo che arrivano qui a Napoli, quest'anno 4 voli quotidiani da e per gli Stati Uniti, anche questo è un buon segno. E questo ha fatto aumentare le presenze degli statunitensi nella nostra città, che rispetto all'anno scorso sono aumentati circa del 10-15%, quindi sono dati veramente positivi. L'aeroporto di Capodichino, che è uno dei più apprezzati al mondo, uno degli aeroporti più apprezzati al mondo, fa il suo lavoro, cioè ci porta oltre tanto business, persone che vengono qui per lavoro, ma anche tantissimi turisti che arrivano a Napoli direttamente appunto da tutte le grandi città. Come avete potuto sentire nel servizio, una settimana da record per il porto di Napoli, però non solo per arrivi e partenze da Porto di Massa e Beverello, ma soprattutto per il record di croceristi che giungono nel porto di Napoli. Si tratta di oltre 64.000 croceristi, tra le varie escursioni organizzate, come si è detto anche nell'altro servizio, presente protagonista anche l'isola di Ischia. Però vediamo nel dettaglio il servizio. Nella settimana di Ferragosto non solo l'aeroporto di Capodichino è affollato da turisti, ma c'è grande movimento anche nella stazione centrale di Napoli ed in autostrada, come segnalato da ANAS. Ad essere protagonista è anche il porto. Tanti turisti verso le isole che si imbarcano da Porta di Massa e dal Beverello, ma a rubarsi la scena sono le grandi navi da crociera. Nell'intera settimana clou di agosto giungeranno nel terminal della stazione marittima di Napoli oltre 64.000 passeggeri. Si tratta di un record assoluto ed un grande risultato per tutto il Golfo Partenopeo. Come riporta Il Mattino, nei giorni scorsi sono giunte in città la Sun Princess e Aida Stella per un totale di circa 7.000 croceristi. La gigantesca MSC World Europa, l'ammiraglia della flotta MSC Crociere, che da sola porta 6.762 passeggeri, ed anche le navi Azzurra e Voyager of the Seas, che insieme sommano oltre 7.000 vacanzieri. Oggi è previsto l'arrivo della Costa Smeralda, l'ammiraglia della flotta Costa Crociere e poi Norwegian Viva ed il veliero Sea Cloud per un totale di quasi 10.000 croceristi. Il giorno più affollato è domani Ferragosto, quando arriveranno a Napoli MSC Divina, Norwegian Epic e Norwegian Escape, tre navi da oltre 4.000 passeggeri ciascuna. Venerdì si attendono alla stazione marittima di Napoli Celebrity Equinox, Marella Discovery e Oasis OTS, tre navi con più di 10.000 passeggeri.
passeggeri. Sabato si chiude la settimana da record con ancora oltre 10.000 crocieristi in vacanza su MSC Grandiosa e Odyssey OTS. Numeri che fanno sorridere l'intero indotto, gli indicatori evidenziano come pochissime persone scelgono di non sbarcare e rinunciare ad ammirare i nostri tesori. La gran parte invece decide di visitare le bellezze di Napoli o a partecipare a vere e proprie escursioni. Tra le mete più richieste ci sono le isole Capri ed Ischia, ma anche il Vesuvio, Pompei, Ercolano, Sorrento, Costiera Amalfitana e la Reggia di Caserta. Secondo i dati forniti dalle compagnie di crociera, si calcola che mediamente ogni crocierista spende 120 euro durante la sosta. Questo significa che l'intero indotto turistico coinvolto potrà dividersi nella sola settimana di Ferragosto circa 7 milioni di euro. Dati confermati anche da Leonardo Massa, vicepresidente Sud Europa MSC Crociere, il quale aggiunge anche che molti crocieristi a medio termine tornano autonomamente nei luoghi che hanno visitato in maniera più veloce durante il loro soggiorno a bordo. Si anima in città il dibattito dopo l'annuncio del noto imprenditore Flavio Briatore di voler aprire a Napoli un locale di lusso dedicato alla pizza. A far parlare però è il prezzo della margherita fissato a 17 euro. Le nostre telecamere hanno sentito i titolari di alcune pizzerie napoletane per chiedere un commento al riguardo. Ascoltiamoli. L'annuncio dell'apertura di Crazy Pizza a Napoli ha scatenato il dibattito in città, un locale di lusso dedicato ad uno dei simboli di Napoli nel mondo. Se da un lato la sua presenza potrebbe assicurare l'arrivo di altri brand importanti, magari attratti dal grande sviluppo turistico napoletano, dall'altro il costo annunciato della margherita a 17 euro ha suscitato non poche perplessità. Le attività napoletane di tradizione accolgono positivamente l'arrivo a Napoli di Briatore, ma non temono la concorrenza. Ascoltiamo Salvatore Grasso della pizzeria Gorizia, ultracentenaria del Vomero. Da cittadino napoletano finalmente, vuol dire che Napoli inizia a entrare a far parte di quelle città del circuito che contano, che dove il turista, dove inizia ad arrivare anche un turista alto spendente, non più solo il turismo mordi e fuggi. Da pizzeria storica, da esponente della storia napoletana, sicuramente 17 euro per la sola pizza è un prezzo un po' anacronistico. Noi vendiamo la pizza a 8 euro ed è già un prezzo correlato a tutto quello che è il servizio, perché siamo anche ristorante, quindi dalla stoviglia al piatto, bicchiere che utilizziamo, selezioniamo le migliori materie prime per noi, cioè, tramandate tradizionalmente da più di 100 anni. E no, la concorrenza, non penso che nessuna pizzeria e ristorante debba temere la concorrenza di Briatore. Ad intervenire sul tema è anche il proprietario di Antonio Antonio a Lungomare di Napoli, nonché presidente di ICAST Campania, Antonino Della Notte. Sono molto contento che Briatore abbia scelto Napoli per aprire la sua pizzeria, anche perché Napoli ha bisogno di riacquistare quel posto con tutti quei brand che ci hanno un po' lasciato negli anni. Briatore è un imprenditore, non è un pizzaiolo napoletano, fa tutto un altro tipo di lavoro e sicuramente avrà il suo successo anche a Napoli. Però i pizzaioli napoletani non temono la concorrenza di Briatore sulla pizza? No, assolutamente, l'ho sottolineato. Lui fa l'imprenditore della ristorazione, noi facciamo i ristoratori e i pizzaioli, che è tutta un'altra storia. Qui a Lungomare lei dà listino alla margherita a 9 euro, segno che anche a questo prezzo si può fare un ottimo prodotto. Assolutamente, assolutamente sì. Un buon prodotto con un ottimo servizio, con la pulizia che è una delle prime cose che noi guardiamo nei locali napoletani. Poi ogni uno sarà libero di scegliere se voler andare da Briatore a mangiare e pagare una pizza a 17 euro, una margherita. Per la 13ª stagione sportiva il progetto Giovani di Valore, promosso dal Dipartimento Interregionale con il sostegno della Lega Nazionale Dilettanti, assicura un cospicuo stanzionamento di risorse economiche per la società di Serie D che scelgono la linea verde utilizzando il maggior numero di giovani calciatori. Un'iniziativa che scatta una fotografia nitida per far emergere il coraggio e la lungimiranza di quelle società che puntano sulle nuove leve non per obbligo ma per scelta. Il contributo complessivo per le società più virtuose
virtuose è più che raddoppiato, passando da 450.000 euro a 1.035.000 euro. A ricevere i premi saranno le prime 5 società posizionate nella graduatoria di ogni girone rispetto alle 3 edizioni passate. Per ognuno di questi giovani sarà assegnato un punteggio che genererà a fine stagione una speciale classifica. Le prime 5 squadre di ogni girone riceveranno rispettivamente 50.000, 30.000, 20.000, 10.000 e 5.000 euro. In graduatoria saranno conteggiati esclusivamente tutti i calciatori utilizzati dall'inizio di ogni gara e fino alla conclusione del primo tempo, nati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009, italiani, comunitari ed extracomunitari, purché tesserati a titoli definitivi o temporanei da società della Lega Nazionale Dilettanti. E siamo quasi alla fine del nostro telegiornale, però prima di salutarci, spazio al meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. E siamo anche alla fine del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buona giornata.